14 dalla sede dell'Associazione Antonio Emanuelli, puntata sempre zero perché ci stiamo attrezzando, c'è una novità rispetto a sabato scorso che vi diremo presto. Comunque puntata tutta incentrata sulla giornata della SUA. 27 gennaio, lunedì prossimo, sarà la giornata della SUA. Noi naturalmente anticipiamo questo evento con delle, come dire, tutta una serie di ricordi, alcuni importanti, di cui già Borgotaro si è come dire, venuta già a conoscenza, ma anche altri ricordi inediti. Ecco, oggi qui con me chi c'è? C'è Giacomo Bernardi, che naturalmente svilupperà alcuni aspetti storici della giornata della SUA riferita a Borgotaro. Alle tastiere, al mixer c'è Massimo Beccarelli e c'è Valerio Gita. Con Valerio abbiamo avuto qualche problema, no Valerio? Ci sono sempre problemi. Ci sono sempre problemi, ma infatti siamo ancora al numero zero, non siamo ancora partiti in modo ufficiale, no? E però Valerio registrerà tutta la trasmissione, quell'oretta di trasmissione che noi facciamo abitualmente il sabato, e quindi la vedrete registrata, naturalmente andando su Taro News. Cioè, taronews.it. Taronews.it, mi corregge, ecco, nei prossimi giorni, quindi potete vedere questa nostra trasmissione. Ecco, diciamo, la cosa nuova è che c'è un telefono che arriva in radio. Il numero del telefono è 0525 1826 031. Oggi non siamo abilitati a rispondere, però chi telefona sarà registrato e da Antonello ci arriverà sul video il messaggio delle persone che vogliono contattarci. Bene. Detto questo, dicevo, la giornata della SUA. Ecco, ci sono, come dire, tutta una serie di iniziative che negli ultimi anni sono state assunte in Italia. Più che altro da persone che ricordavano come ebrei, famiglie di ebrei fossero stati aiutati in questo periodo particolarmente difficile che va in definitiva dal 43 al 45 da famiglie che attraverso conoscenze precedenti questo periodo, quindi erano famiglie amiche che già si conoscevano, oppure anche di persone che pur non conoscendo ebrei si diedero da fare e salvarono singole persone o addirittura tutta una serie di famiglie o addirittura tanti ebrei. Gli esempi ci sono riportati naturalmente su un libro che intitola I giusti d'Italia, i non ebrei che salvarono gli ebrei 1943-1945. Della Mondadori, Oscar Storia. Ecco, questo libro c'è stato presentato oggi qui in radio dal dottor Graziano Florini. Ecco, il dottor Graziano Florini è una persona che non ha dimenticato quello che i suoi nonni fecero nei confronti di una famiglia di ebrei, e il luogo dove queste cose accaddero è un luogo molto vicino a Borgotaro, è una frazione di Borgoval di Taro, la frazione di Ostia Parmense. Ecco, Graziano, qual è stato l'input che ti ha portato ad approfondire questi rapporti fra i tuoi nonni e questa famiglia che si chiama di Gioacchino, molto molto lontano dal verificarsi di questi eventi, perché questi eventi sono datano 43-45,
Ecco, invece tu ti sei occupato di queste cose molti anni dopo. Molti anni perché dopo. Ti sei occupato di queste cose? Qual è stato l'input che ti ha dato per interessarti di queste cose? Ma mi sono interessato di queste cose perché a me, io sono sempre stato appassionato di storia e così casualmente, osservando una trasmissione di Gianni Minoli su Rai 3 nel 2004-2005, parlavano della Shoah e a un certo punto l'ultima di queste trasmissioni è stata fatta dallo Yad Vashem, quell'ente a Gerusalemme si occupa della ricerca dei giusti, di coloro che non, pur non essendo ebrei, hanno salvato gli ebrei, e adesso non mi ricordo il nome, c'era il presidente dello Yad Vashem che diceva che anche in Italia ci sono stati moltissimi casi, i più famosi, cioè Perlasca o altri, però ha detto ci sono tantissimi altri casi di gente che ha salvato degli ebrei. Chi fosse a conoscenza di queste cose, recarsi dal rabbino, capo della comunità, oppure all'ambasciata di Israele, eccetera, eccetera. Allora io ho detto, nella mia famiglia c'è sempre stata, e ho sempre vissuto anch'io, e mi ricordo perfettamente, c'è sempre stata la storia di questa cosa. L'unico che non ne parlava quasi mai era mio nonno. Non so perché, comunque mia mamma l'ha sempre raccontato, mio nonno lo confermava, poi siamo rimasti amici con quella famiglia, io personalmente proprio. E così mi sono deciso, a distanza di più di 30 anni dalla morte di mio nonno, di dire perché no, perché non portare alla luce questa storia, per dare onore a quello storia, che ha fatto i miei nonni, cioè, e anche Borgotaro, cioè anche dare onore alla storia della cittadina di Borgotaro, che pur essendo piccola, però ha tanti meriti e medaglia d'oro alla resistenza, e questo fa parte, secondo me, dell'onore che si porta anche alla cittadinanza. Cioè in quel periodo oscuro c'erano delle luci. Certo, io ricordo in Consiglio Comunale quando, perché credo il riconoscimento arriva nel 2005. Cioè, nel 2006. Io credo che nel 2006, un anno dopo, abbiamo festeggiato come dire, la giornata della Shoah con il ricordo della famiglia Gandolfi e di quello che i tuoi nonni naturalmente avevano fatto. Ecco, è stato difficile ricostruire questo percorso, perché diciamo nei documenti ufficiali che si leggono ci vuole una testimonianza scritta da parte di un ebreo che attesti che da parte di questa famiglia per la quale si richiede questo riconoscimento c'è stata questa, come dire, questa volontà di a rischio della loro vita di mettere in salvo i loro conoscenti ebrei. Purtroppo non so perché queste cose sono venute fuori troppo tardi, quando molti testimoni e molti salvatori di queste persone ormai non c'erano più. Questo è un po', se posso collegarlo a un altro fatto, come al non avere mai preso più di tanto seriamente la questione dei deportati italiani nei campi di concentramento tedeschi, che è un po' simile, cioè sono storie, sia quelli che hanno salvato gli ebrei, sia i nostri prigionieri, di cui ne parlo perché mio padre era uno di quelli che si sono fatti più di 2 anni di prigionia per non venire nella Repubblica Sociale. Ecco, questi due fatti sono venuti fuori, queste due ricerche storiche sono venute fuori un po' troppo tardi, non so perché, prima non se ne è mai parlato, quando c'erano ancora in vita proprio le persone che l'hanno, come dico, io l'ho sentito solo nel 2004-2005 che esisteva questa cosa. Mia mamma, che era testimone vivente, anche lei non l'ha mai saputo. Difatti, quando le ho detto, mamma guarda che andiamo da Rabbino Capo, perché lei abitava a Torino, perché devi scrivere davanti a lui la storia, eccetera, eccetera. Cioè anche lei non ne sapeva, cioè non è mai stata, fatti così belli, sì, no? Sì, certo, non sono mai stati portati
alla luce. Probabilmente si sono perse delle, solo ultimamente, si sono perse delle memorie storiche importanti, però quelle che diciamo sono venute poi alla luce danno conforto e testimoniano che il popolo italiano seppe in quegli anni bui, no, seppe reagire a rischio della propria vita, seppe anche portare solidarietà ad un popolo come quello degli ebrei che in quel periodo erano vessati, no, e addirittura come dire, portati verso i camini di Auschwitz, perché poi il percorso naturalmente era questo. Ecco, un ricordo preciso della nonna, ce lo sai dire, un ricordo di una giornata, come dire, un po' pericolosa, vissuta dalla, come dire, dal nonno per, durante un rastrellamento, durante un periodo... C'è un fatto, e c'è anche proprio un ricordo ancora visibile nella casa di Ostia. Mia mamma all'epoca aveva attorno ai 15-16 anni, i miei nonni erano sfollati perché la casa era posta lungo la ferrovia ed era diventata la sede di comando del genio ferrovieri della Wehrmacht. Quindi anche i miei nonni erano sfollati e mio nonno e mia nonna, pur da sfollati, si interessavano perché avevano nascosto questa famiglia di ebrei, soprattutto il papà e i due figli maschi, in posti che io non sono mai venuto a sapere, lo sapevano loro su per i boschi, su per i monti di Tiedoli o di Belforte, cioè, quindi è successo che anche il fratello di mio nonno, che era un, anche lui non è stato citato nella storia, ma alla luce di quello che era successo ne aveva un diritto, cioè mio zio Vittorio, un giorno era stato catturato dalle camicie nere perché erano venuti a conoscenza e anche da parti delle SS locali, penso. Comunque erano venuti a conoscenza che i miei nonni nascondevano o avevano sentito dire qualcosa. E lui, che sapeva che insieme al fratello, cioè insieme a mio nonno, andavano a portare da mangiare queste cose, non ha detto niente, non ha parlato. Allora l'avevano fatto camminare scalzo fino lungo la ferrovia, fino a Solignano, gli hanno fatto scavare la buca, dicendo che l'avrebbero ammazzato se non diceva dove nascondevano queste cose. Poi deve essere intervenuto qualcuno perché c'erano anche degli amici, dei parenti, che pur essendo parte di quelli delle camicie nere o cose, conoscevano un po' ed erano delle brave persone alla fine, e deve essere intervenuto qualcuno che l'ha salvato, ma lui, pur essendo andato scalzo, cioè l'avevano portato fino da Ostia a Solignano a piedi lungo la ferrovia, poi gli avevano fatto scavare una buca dicendo adesso se non parli ti ammazziamo, ecco, lui non aveva parlato. E lui, mi ero dimenticato di raccontarlo nella cosa, ma anche questo fatto era... E c'è la prova tangibile nella casa di Ostia, perché mia mamma era scesa da dove erano rifugiati in quel periodo, perché come dico nella casa c'era il comando del genio della Wehrmacht, per la ferrovia, e era lì, ha visto del sangue per terra nel cortile di casa, ha visto del sangue per terra... Non sapeva che intanto che erano venuti lì per prendere lo zio Vittorio, cioè il fratello di mio nonno, avevano anche preso, c'erano delle galline, le avevano ammazzate. Cioè, ha pensato che fosse, che avessero ammazzato lo zio oppure suo padre, mio nonno, va a sapere. E si era messa un po' a urlare, a chiamare zio, papà dove siete? E dall'alto della collina c'era qualcuno o dei tedeschi, di cosa, ha sparato verso mia madre. E ancora adesso nel ferro, nella grata della stalla, che c'è ancora il segno di una di queste pallottole, che c'è una cosa piegata. Che ha piegato. E mia madre ha sempre raccontato quello lì, sono passate in mezzo a una raffica di mitra sparata dall'alto della collinetta di sopra di Magrano. Sì. Di Magrano sopra. Quindi questo è un fatto, e quindi che... questi sono ricordi, la foto non ce l'hai della...
finestra. No, ma c'è ancora perché quella gratta l'ho lasciata. Giacomo, sì, sì. Varrebbe la pena un giorno il dottor Florini andare, testimoniare questa cosa e credo che nel prossimo lunario, uno di questi episodi, credo che riusciremo a inserirli, se ci darai una mano, Graziano, credo che possa arricchire la storia naturalmente di Borgo Taro. E naturalmente, visto che qui in redazione c'è anche un insegnante, credo che quanto abbiamo sentito oggi sia una testimonianza forte di quello che due cittadini borgotaresi, tre addirittura, con i loro familiari, perché poi i tedeschi, l'SS, non è che poi guardavano se era il padre, la madre, cioè poi loro si accanivano contro tutta la famiglia che naturalmente aveva ostacolato il loro disegno perverso di annientare. In genere venivano spediti nei campi di concentramento insieme agli ebrei che avevano salvato, che veniva trovato a nascondere un ebreo praticamente e veniva, gli veniva fatta fare la stessa fine. Ecco. Bene, Giacomo, che hai seguito naturalmente queste cose, per poi il campo di concentramento che ricordiamo da parte di tutte le persone che sono state catturate sui nostri monti era il campo di concentramento di Fossoli, no? Ecco, c'è qualche altra, Giacomo, testimonianza in